Ibrahimovic, 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 oh Ibrahimovic, mamma mia, ciao Zlatan, voce del verbo zlatanare, fare qualcosa con forza, dominare, ciao Zlatan, ciao a tutti carissimi amici. Bentornati sul canale del Briga. Allora, raga, un Briga proprio raffreddatissimissimissimissimo. Voglio, non riesco a respirare. Sto con la bocca aperta. Bocca gen. Non ho dormito. Sto tutto frastornato. Ma sto ghiappaghiello pino, tandaleon. Poi quelli mi fanno male allo stomaco. Prendi la copertura per lo stomaco. Ho sempre fame. Io mangio, pochi mangio, non posso mangiare, stai attento là, stai attento qua, che poi facciamo grossi, poi di qua, poi di là, però ogni... che sia la situazione. Vabbè, scusatemi per la voce nasale, però, che dobbiamo fare? Allora, Zlatan, non so se avete visto, ragazzi, la sua intervista, se l'avete letta la sua intervista, ogni... se non l'avete fatto, leggetevela, andate a vedere un pochino di cose, sono uscite un pochino dappertutto. Ogni... Madonna, Zlatan è qualche cazzo. Bastet. Scusate, ogni... ma... ogni due secondi il naso diventerà bordeaux da un momento all'altro. Allora, ragazzi, l'intervista di Zlatan, leggetevela perché ci sono... quegli aneddoti che sono spettacolari, poi quella sua, quel suo modo di raccontarsi, quel suo modo di essere, quel suo modo di fare, ogni Zlatan, di Zlatan ce n'è uno solo, ogni, e io penso che prima o poi tornerà, e quando succederà sarà una bella cosa, ci divertiremo ancora con lui, anche se non più in campo, secondo me darà spettacolo anche fuori, perché è un personaggio veramente unico. Ma detto questo... passiamo, che oggi c'è un po' di cose da dire, anche se oggi è una già giornata di vigilia, perché domani scendiamo in campo a Genova. A proposito, ora, in questo momento qua, stanno già giocando la Serie A, e non ci potevate mettere a noi il venerdì? Tanto, ogni, che va a fare tu? E che cazzo, 24 ore più, 24 ore meno, ti vai a pagliare a chi se caos, potevi metterci anche il venerdì? Ci poteva mettere il venerdì, così facciamo mercoledì, venerdì, la prossima volta pensateci, magari alle 18:30, così andiamo alla grande. E nu, Duagni, e che cosa vi stavo a dire? E quindi oggi già giornata di vigilia, domani si gioca, però vi voglio parlare di un paio di personaggi, un paio di situazioni che sono uscite fuori, perché poi Duagni, c'è sempre da divertirsi con il Milan. Allora... ieri ho fatto un video dove ho scritto ce n'è per tutti e in effetti ho nominato un bel po' di persone, oggi ne nomino altre due, forse anche tre. Allora, inizierei da uno che io avevo finito di commentare, sinceramente non lo commentavo più perché così era un personaggio proprio un piripicchio, e siccome è dalle mie parti, avete capito di chi sto parlando, è vero? Siccome è delle mie parti, allora farò una cosa, ragazzi. Parlerò un minuto e mezzo, quello che durerà, completamente in dialetto, ok? Così ci capiamo tutti e due, poi chi capisce, capisce, chi non lo capisce, ogni magari si fa due risate, eccetera. Allora, Tony! Ma fammi capire una cosa, ma... te ho pinz che ha potuto fare un umrieun con italiano. Conosco qua a Tauro come Rafa Leao, ma dico io, Matteo in Zalavitata, quando mai hai fatto le cose che ha fatto Rafa Leao? Quando me le si fa in Zalavitata per diventare uno che commenta? Niente che si mette a desce, cud è buono, cud non è buono, cud è un fenomeno, cud non è buono, cure di qua, cure di là. Ma cosa fai che continui? Hai toppato su di lui, si fa la fogheurata, tatta cì. Ma poi, detto da uno che
Si fatto certa fogheur da merda in la vitata. Dici su scio tu Real Madrid, su scio tu Real Madrid. Si scio tu Real Madrid, tan cacciet. Perché te ne vena a vende da xe. Si scio ta Madrid, a mangiare, si scio ta Madrid. La tortilla, passi tortilla, si scio ta mangiare, aveva la birra, la cerveza. Cioè si scio ta fe a Madrid. Ha rivisto de che la pelliccia da tan, un cazzello da favore. Adotta presinti. Poi. Non so qua che è riuscito a parlare male di un club che gli ha salvato la vita, non la carriera, anche la carriera, perché a un certo punto andava più in scena, né mamma te ha tanto, ti abbiamo riportato dove, a giocare a pallone ad un certo livello, poi te ne sei scelto, ti salvato la vita, te ne sei scelto e sei stato capace addirittura di sparlare, di parlare male in continuazione di quel club lì, di quel club lì. Mo, da una day all'altra, sento dire, mi vedrei bene in questo Milan, potrei giocare in questo Milan. Ma ci cazzo te vuole, ma ci te pensa, ma ci te pensa, ma ci te vuole. Ma poi fai pace col cervello, prendi un fatto, poi deci un altro. Prendi addosso a Piolo, mo Piolo va un detto buono. Poi hai detto quelle cose sulle A, ma c'è questo Cristiano, ma c'è altro va a fare tu Cristiano. Devi arrivare a un certo punto che devi fare la differenza, un salto di qualità, ma più differente di prendere il pallone e di saltare 4-5 giocatori a partita e a mettere i giocatori davanti alla porta di Schneassin. C'è altro va a fare tu Cristiano. C'è altro va a fare questo Cristiano. Ma avete certo. E poi, Wagner, di che altro dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare del sindaco Sala. Del sindaco Sala, qua vi volevo, qua vi volevo. Allora, dopo anni e anni e anni di bastoni fra le ruote, dopo anni e anni di portarla Sam ai prossimi 3 mesi, poi ci vediamo tra 6 mesi. Adesso dobbiamo parlare con il quartiere, adesso dobbiamo parlare col comitato, adesso parleremo con la giunta comunale, adesso parleremo con quelli della sagra del panino, adesso parleremo con la sagra della porchetta, adesso parleremo a Shotonaz, 4 anni sta canzone, 4 anni sta canzone. Adesso che il Milan ha deciso di andare via da Milano, dopo averle provate tutte, dopo aver fatto più e più progetti, presentato più situazioni, da San Siro alla Maura, a tutto il posto possibile immaginare, facciamo così, facciamo colà, insieme all'Inter, da soli, di qua, di là, non c'è stato verso. Adesso che il Milan si sono resi conto che davvero ha deciso di andarsene, che cosa esce, che cosa dice, che cosa dice? Dice questo qua, sarebbe bello se una squadra restasse a Milano, l'Inter, perché hanno fatto, l'ho sempre detto, hanno fatto in modo che siccome Milan davvero voleva uno stadio nuovo di proprietà, hanno fatto in modo che il Milan se ne andava, ok, che il Milan se ne andasse, così adesso possono fare quello che hanno sempre sognato, tenersi lo stadio di San Siro, che è il nostro. Che è il nostro, che è nato con noi, che è nato con noi, ok, per chi non lo sa la storia, ve la dico io, che è nato con noi, state in prestito nello stadio San Siro, non se, movo di die. E quindi adesso, siccome è una società, quella dell'Inter, che non si può permettere un investimento come quello di uno stadio, che ti porta via praticamente 1 miliardo di euro, e chiede la sbottano fe mang na vend de pene de pene pomodorna sbottano fe. Allora adesso è uscita fuori la possibilità di fare i lavori allo stadio, così l'Inter può restare a San Siro e udite udite potremmo partecipare noi ai lavori. Il comune di Milano potrebbe sobbarcarsi una parte delle spese per i lavori di ristrutturazione.
Cioè, questo dopo 4 anni di manicomi, di destra e sinistra, di no di qua, no di là, no di qua e no di là, se ne viene fuori adesso dicendo che il comune potrebbe pagare una parte dei lavori. Vergogna! Vergognati, voglio, vergognati! Vergognati! E lo dici solo adesso! Lo dici solo adesso! E come mai lo dici solo adesso? Come mai lo dici solo adesso? Ragazzi, non è la paura di perdere entrambe le squadre. Non è la paura di perdere entrambe le squadre. Loro sapevano che l'Inter non si poteva via la pit. L'Inter non può andare da nessuna parte a farsi uno salto carrozzando. Cazza vitasci! A meno che non c'è una nuova società dietro che si compra, manda via questi quattro pidocchiosi che hanno adesso, ed è un altro discorso. Ma con questa proprietà, ad un cazzo nasci, chi si stanno dibattendo fino alla cema del capito. Quindi questi cosa volevano? Che il Milan andava via a farsi il proprio stadio e loro rimanevano da interista, da buon interista qual è? Rimaneva a San Siro, se lo ristrutturavano, loro continuano a prendere i soldi che prenderanno, adesso magari partecipano, visto e considerato che all'interno si può fare una vendita da Feftust, allora c'è Secet che gli pagano pure i lavori, parte dei lavori, eccetera, eccetera. Va bene? Bravo! Bravo, Sala! Sei veramente un sindaco da sballo, sì, guagliò, grande! Mo se ne è scufato, è vergognoso il vincolo, vergognoso il vincolo. Come fino alla tarda che aveva buono il vincolo, che non volevano prendere, San Siro non si può buttare a terra, San Siro non si tocca, no, San Siro non si tocca, San Siro è una parte della vita nostra, San Siro di qua, San Siro di là. Mo c'è Secet che lui va a contestare il fatto che il vincolo non può andare, diciamo, non si può andare a fare dei lavori lassù. Ogni, è veramente, qua è roba cioè, avete capito il discorso qual è? Poi non ve ne venite sempre con le solite storie, perché questi sono i fatti sono questi, sono sotto gli occhi di tutti. Basta vedere un pochino la situazione, esaminare quelle che sono tutti i passaggi e dire: e come cazzo è possibile che dopo 4 anni di tira e molla adesso te ne esci fuori con delle dichiarazioni così? Adesso, adesso, perché non l'hai detto 4 anni fa? Perché non hai detto appena il Milan e l'Inter avevano parlato di un nuovo stadio? Perché non avevano detto noi la metà dei soldi ce la vediamo noi? Così magari i club erano ancora più spinti a fare il nuovo stadio a San Siro, a ristrutturarlo, a trovare una soluzione. Non l'hai detto perché era questo il tuo piano. Po! Vergognati! Ma beh, vabbè, ogni così ho fatto. Pensiamo a noi, mi hanno fatto agitare pure io, buono buono. Pensiamo a noi, pensiamo a domani, che domani è una partita importante, mi raccomando, Adli e altri 10, Movu di Garret, Adli e altri 10. La voglio enfatizzare la cosa, però code avashque. Ma iscrivetevi al canale, man, iscrizione al canale, lasciate un like, condividete, tasto grazie, donazioni, per voi che ben, forza la lotta vincerà. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.